L'ospite di questa sera lo avete già visto tante volte, per me è graditissimo per la sua caratura di ospite e perché è un amico, ahimè ormai, non ahimè perché non è amico, perché è di vecchia data, perché il tempo è passato. E Vabbè, questo è. Vito Zagarria, professore all'Università di Roma III, regista del quale non molti mesi fa abbiamo avuto il piacere di vedere l'ultimo lavoro, che sono, non dimenticate il titolo, è la... Le seduzioni. Le seduzioni. Benissimo. Detto questo, perché abbiamo vinto qua? Perché puntualmente bisogna dare atto che è un'impresa il fatto che ogni anno ci riesca. Avremo la nuova edizione di Cosmoprof Film Festival a quest'anno a Marina di Ragusa Dal 19 al 22 settembre, dal quindi 19 al ora, 22 tra pochi settembre, giorni. quindi a breve. E questa volta, come avete notato, Cosmoprof recupera la sintonia col nome Costa, quindi ritorna sulla costa, ma mantiene con la stessa convinzione, con la stessa coerenza e devo riconoscere con la stessa dignità l'offrire un cinema di qualità a livello nazionale, internazionale e anche siciliano, nel caso del nostro cinema, con un occhio particolare ai giovani. Allora, Vito, dopo questa presentazione che ti costerà una decina di granite al limone, rigorosamente. Cena di pesce, cena di pesce, parliamo di Costa e Blea, dai. Perfetto, volevo dirti, perché, brevemente, abbiamo circa 10 minuti, perché spostato, tornando alle origini? Guarda, Costa e Blea significava questo. Intanto mi scuso per la voce, ma l'aria Ah. condizionata, vi trae il mare, che Sopportano anche la mia, io sopportano la sono tua. marino, no? In questa Andiamo avanti. stagione, e l'aria condizionata, spero che mi seguiate lo stesso. Intanto perché quando ho ideato questo festival pensavo appunto alla Costa Iblea. Io sono innamorato della costa ciclitana e ragusana, ho casa a Cavadalia, quindi il mio sogno era di farlo sul mare, no? Non so, la fabbrica bruciata del Pisciotto, la casa al faro del Corvo, eccetera. Poi è nato il festival a Scicli, come sapete poi è venuto a Ragusa, si è stabilizzato a Ragusa, in qualche edizione l'abbiamo fatto a Ragusa, Comiso, Chiaramonte anche. Chiaramonte, Modica, insomma ci siamo anche allargati in tutto quello che si chiama il Val di Noto, no? Però l'origine era quella, fare un festival nella costa degli Iblei. Quest'anno il Comune di Ragusa mi ha dato la possibilità di avere un finanziamento in anticipo, perché di solito i finanziamenti del Ministero ci fanno aspettare dicembre, e E invece quindi ti stavolta sei abbiamo potuto deciso. muovere nei tempi giusti. Sì, il comune, devo dire che ringrazio molto stavolta il comune di Ragusa, a differenza di altri comuni della zona Iblea, mi ha invitato a intercettare un nuovo pubblico, il pubblico di Marina di Ragusa. Quindi l'idea è stata proprio loro, ringrazio Cassì, il sindaco, ringrazio Clorinda Arezzo, poi gli ideatori sono stati Perfetto. loro di andare in piazza, perché d'estate non lo facciamo in una sala, salvo pioggia, ma io spero veramente di no, ecco, Tocchiamo ferro. tocchiamo il ferro, lo facciamo a Piazza Torre a Marina di Ragusa, quindi Perfetto. grande schermo a Piazza Torre. E Benissimo. poi voglio dire che c'è anche però una nuova location a cui tengo, che è Villa Ottaviano, Benissimo. Casa Ottaviano, diciamo, Perfetto. che è proprio lì in centro, dove facciamo una mostra sui manifesti di Mastroianni, con Benissimo. proiezioni in cortile anche. Detto questo, ricordando che una di quelle basi alle quali non hai mai voluto deflettere, anche nei momenti più difficili, è il cinema di qualità, che è soprattutto gli autori del cinema di qualità. Vediamo ad esempio cosa ci porti quest'anno. Dunque, lo scoop di quest'anno sono due autori. Uno è Matteo Garrone. Matteo Garrone, ça va sans dire, no? È stato candidato all'Oscar per Io Capitano, ha vinto un sacco di Davide di Donatello per Io Capitano, poi ha fatto dei film bellissimi, penso a Dogmen, penso all'Imbalsamatore, eccetera, eccetera. È diventato uno dei giovani maestri del cinema italiano. Quindi è una grossa chance che noi abbiamo di avere uno che non facilmente si muove, che fa una masterclass, quindi parla del suo cinema con l'uso di clip, di pezzi, di sequenze che lui spiegherà, e ci saranno molti giovani e addirittura molti studenti o appassionati di cinema che possono avere addirittura un certificato, hanno un certificato di presenza e un attestato che si possono spendere all'università o al liceo o in altri Ma la posti. cosa grossa è che non è l'unico.
Non è l'unico, poi c'è invece un noto regista e scrittore siciliano, perché teniamo molto a un osservatorio sul cinema siciliano, che è Roberto Andò. Che io ha lavorato, ho adorato La confessione di Andò. La confessione, ma La stranezza, Pirandello, poi film girati in Sicilia, Il manoscritto del principe per esempio, ma in particolare noi facciamo Viaggio segreto, che è stato girato dove? Gianni, a Marina di Ragusa, è stato girato tra Marina di Ragusa, Caucana, Casuzzo, vicino a casa tua. Nel libro, quello sul cinema, di che tu hai avuto la cortesia di citare spesso, mi è stata, ma è più recente. Non recentissimo. Quello finiva attorno al 2017. Sì. Capisco. Allora. Voglio dirti di Marina di Ragusa, tra l'altro, una location meravigliosa, perché uno dei candidati a venire era Gianni Amelio, che non è potuto venire perché è a Venezia in concorso. Ma tu l'hai già portato una volta? L'ho portato, ma lo vorrei riportare. E lui mi ha detto: io a Marina di Ragusa ci vengo di corsa, perché a Marina lui ha girato un sacco di film Il Ladro dei Bambini, Ragazzi via Parisperna, insomma tanti film, a parte che poi è veramente una location per lui prediletta, quindi Marina di Ragusa, Ragusa, gli Blay si confermano zona prediletta per il cinema. Perfetto, per quanto riguarda il buon giovane cinema siciliano? Guarda, il giovane cinema siciliano c'è Giuseppe Palmeri, che di cui si è parlato molto, che ha fatto una cosa, lui è di San Cataldo ma sta a Marina di Ragusa, e ha fatto un docu-fiction piuttosto interessante di un ne po' di sapore, abbiamo parlato anche noi, delizioso. Un po' di sapore mucciniano, questi delizio, ragazzi che tornano delizio agli anni Ottanta, penso che piaccia anche a voi, lo facciamo stavolta su schermo grande, in apertura, il 19. Merita, perché oltretutto l'ho visto solo in parte. Su schermo piccolo merita, perché davvero... No, assolutamente, poi ha coinvolto il territorio, quindi il nostro desiderio è coinvolgere il territorio, c'è per esempio questo giovane filmmaker che si chiama Antonio Carnemolla e che noi vogliamo valorizzare. Suppongo di Marina di Ragusa anche lui. Che sta proprio a Marina di Ragusa, fa un'associazione a Marina di Ragusa, quindi a Marina di Ragusa abbiamo coinvolto la Proloco Mazzarelli, come abbiamo coinvolto la Proloco Ragusa, insomma per me l'importante è coinvolgere il territorio, non essere, come dire, invasori dal nord, ma è proprio stabilire delle relazioni, e quest'anno c'è un gruppo molto bello di ciclitani, di ragusani, di marina, di mazzarelliani, e io credo che verrà proprio un bel lavoro. Poi stiamo parlando di maschi, ma è giusto parlare anche di femminile, ci sono due registe, che sono, una è vittoriese, quindi abbiamo già invitata, che è Marianna Sciveres, scenografa e regista abbastanza nota qua. E poi anche Catherine McIlvray, che ha un nome straniero ma poi è molto italiana, e che ha fatto un bel documentario su Fellini e l'ombra, Fellini e la psicanalisi, ma poi ha fatto anche dei film di finzione. Quindi, e poi il botto finale è un'orchestra, la Chrome Ensemble, che fa un concerto di colonne sonore in piazza con dietro la proiezione dei film a cui si riferisce, quindi credo sarà un bello spettacolo all'interno, all'insegna delle sinergie delle varie arti. Perfetto, mi sembra che da quello che stai dicendo e conoscendoti e sapendo come rispetti sempre, tranne casi proprio di forza maggiore, gli impegni che hai preso, cioè si presenta come una delle proposte culturali, frase fatta, però è vero, con una proposta culturale dalle più interessanti, affascinanti e, altra cosa qualche volta dimenticata, godibili. Ma hai ragione, godibili, cioè la differenza rispetto agli anni scorsi, dove magari abbiamo fatto dei festival bellissimi, ma un pochettino di nicchia, vogliamo intercettare un grande pubblico. Quindi venite in piazza, a Piazza Torre, a Marina di Ragusa, venite c'è questo cortile del Convento delle Suore, per esempio, del Sacro Cuore, dove si fanno presentazioni di libri, venite a Villa Ottaviano, che è questa scoperta. Anche questa, lì è. Questa abbiamo nuova... presentato quest'estate il libro sul cinema, parlando ovviamente anche del tuo cinema, eppure ne abbiamo parlato. Esatto. E lì a Villa Ottaviano sarà una bella mostra, mettiamo un secondo schermo, insomma. Perfetto. Sarebbe bello una proliferazione di schermi a Marina di Ragusa. Il prossimo anno, se funziona, riempiamo la città di schermi. Va bene, detto questo, assodato che questo passaggio a Marina, ripeto, non è una diminuzione, ma anzi
è un ritorno alle origini, è una ancora maggiore sintonia con lo spirito di base di questo religioso festival. A che numero siamo nel festival? C'è scritto 28. Ah, alla 28esima edizione. È una vita, è una vita. È praticamente una vita. Io ricordo, è una vita. Grazie a questo Costa Iblea Filverde, il quale in teoria sarei anche uno degli addetti stampa, anche se me lo ricordo solo 5 anni. No, sei nel comitato direttivo quest'anno. Ah, questo è vero. Abbiamo avuto occasione di vedere Amelio, Argento, la Cavani, Taviani. No? Taviani, nomi enormi davvero. Monteleone, che ho rivisto qualche giorno, grandissimo regista, un po' trascurato, perché Monteleone è molto bravo, e tanti altri. Devo dire che l'ultimo personaggio, ricordo una delle ultime apparizioni di Buzzanca, poco prima che morisse, eccetera. Scola, prima, una delle ultime Scola di Scola. Rimane l'intervista della quale forse sono più orgoglioso in assoluto nella mia vita. Devo dire che ancora una volta Vito si prepara a centrare un altro bersaglio, e questa volta con molto più pubblico per venirlo a vedere, con questa occasione che davvero non va persa. Vito, grazie, io penso che venite tutti, avremo venite un'altra occasione di annunciarlo. Da venerdì 19 domenica, aperto al pubblico, come dicevo una volta, prezzo libero, gratuito, free pass, non c'è manco più bisogno di meritare i ragazzi metà prezzo, come dicevo una volta, perché tutto gratis, è democratico, tutto, aperto, tutto aperto e tutto da godere. Grazie. Bene, Vito, grazie a te, come sempre, grazie a te Iblea.